Buongiorno. Amore, buongiorno. Vedere i palloncini che mi ha regalato Dario per San Valentino. Quando mi sono svegliata, non si stanno ammossando. Cioè, praticamente mi sono svegliata da qua. Sono uscita e ho visto tutti questi palloncini bellissimi che sembravano fluttuare nell'aria. Invece ci sono ovviamente i fili. Poi si stanno ammosciando, no, che tristezza. I love you. Poi c'è questo che è troppo carino ma si sta ammosciando e sta cadendo e sta sgonfiando. Poi c'è questo. Poi c'è questo. Poi c'è quello che è grande, con cui abbiamo fatto la foto su Instagram. E poi regalato questo qua con tutte le rose, sono tipo 100 rose. Davanti c'è l'iniziale D e dietro c'è l'iniziale M, le nostre iniziali. E poi mi ha regalato anche baci. Finisce qui, ragazzi. Mi ha regalato anche questa busta che è stupenda e dentro c'è una bella tuta, perché io amo le tute. Questa è di Emporio Armani, troppo carina, è blu, mi piace un sacco, adoro, grazie amore. A lui cosa ho fatto? Nulla. Ma ragazze, ma io non amo fare regali, preferisco dimostrare l'amore ogni giorno con tanti piccoli gesti, con tanto rispetto, amore. Però vabbè, poi mi piace che tipo io un giorno, tipo magari oggi, esco e gli faccio un regalo. E così, anche perché anche è stato il nostro anniversario, San Valentino, è anche stato, abbiamo fatto 2 anni. Buongiorno ragazze e ragazzi, io con i miei meravigliosi gioielli nuovi, guardate che belle, le collane, gli orecchini, il rossetto che vi metto il link nel box informazione sotto, è uno dei nuovi, quelli là che trovate nella sezione novità di carlitashop.com, è veramente bellissimo. Però io questa frangia, vi giuro, io la sto odiando, cioè non la sopporto più. Cioè mi piace anche come sto, comunque c'ho anche il bracciale Summer Vibes, comunque mi piace come mi sta, però non la sopporto, quindi sto pensando di cambiare look, di farmi tipo dei torcigioni, delle treccine, non so, comunque con lo chignon mi piace un sacco, la frangia con lo chignon. Comunque ragazzi, oggi grande giorno di novità, cambierò look perché devo girare dei vari video, devo scattare delle varie foto e in più ho delle sorprese riguardo delle novità, vi devo aggiornare perché ci sono dei cambiamenti in vista a proposito della casa. Non vedo l'ora, veramente incrociamo le dita. Adesso nel corso del vlog vi aggiorno anche quando viene Dario, perché voglio parlarvene assieme a lui. E nel frattempo vi voglio anche far vedere in questo video, visto che è una cosa che mi chiedete sempre, come mi comporto quando il sabato e la domenica, dato che adesso comunque inizia il weekend, dato che oggi comunque è domenica, vi voglio far vedere appunto nel fine settimana come faccio a gestire i pasti quando voglio mangiare fuori o comunque voglio mangiare qualcosa di buono anche a casa, però senza esagerare, quindi mantenendo una certa linea sana, insomma, però concedendomi il qualcosina, in perfetto stile Carlita style, insomma, e sempre per trasmettervi un rapporto positivo col cibo, di stare in forma, di prendervi cura di voi, però coccolandovi e senza privarvi di nulla, insomma, utilizzando gli alimenti e i prodotti giusti. Comunque mi vedete tutto il video toccarmi la frangia, ma vabbè. Ragazzi, sto scegliendo un po' cosa mangiare a colazione e mi è venuto in mente che alcune cose che ho comprato ultimamente ancora non ve le avevo fatte vedere. Com'è possibile? Come ho potuto dimenticare di farvi vedere le mie scoperte appunto al supermercato? Allora ragazzi, queste qua che vi giuro sono la svolta, sono dei cracker che alterno spesso alle gallette, sono di zero grano crackers integrali con riso soffiato, vi giuro, hanno dei valori ottimi, sono buonissimi anche da mangiare così come spezzafame oppure appunto al posto del pane. Provateli perché veramente, fidatevi, sono buoni. E poi invece per la colazione, infatti adesso sono indecisa se mangiarmi la barretta di Fit Via, questa al cioccolato che la amo, veramente sto in fissa, oppure questi biscottini anche mi piacciono, però ovviamente sono meno sani della barretta. Però ogni tanto, se volete un biscottino,
Questo qua non c'è male, con gocce di cioccolato, Germinal, comunque è buono perché ha pochi zuccheri, quindi ok, ogni tanto ci sta, piuttosto che biscotti quelli più calorici, sono buoni, li digerisco anche meglio. Anche queste qua, queste sono delle merendine che abbiamo comprato una volta io e Dario, che eravamo al supermercato e avevamo voglia di qualcosa di sfizioso, però non volevamo insomma prendere una porcata e quindi abbiamo preso queste qua, che sono molto molto carine, sono molto leggere, dentro c'è la marmellata di mirtillo e anche queste sono bio, sono senza lievito, comunque sono buoni, devo dire la verità. Poi questi qua, i Weetabix, questi anche sono buoni, sono delle tipo formelle di cereali, vedete, a basso contenuto di zuccheri, ad alto contenuto di fibre integrali. Questi qua sono molto buoni da mettere nello yogurt o nel latte e sono molto molto light e fit, quindi l'opzione light e fit al 100% sono adesso tra le barrette e Weetabix. E poi invece di salato ho sperimentato anche questi due. Allora, questo qua è un tramezzino integrale, senza olio di palma, senza grassi animali, senza latte derivati, con olio extravergine d'oliva. Molto molto carino quando andate di fretta, ad esempio ci mettete un po' di fesa di tacchino, un po' di pomodoro in salata, avete mangiato qualcosa di sano e leggero. E invece le piadine le ho prese ad esempio per quando sono a casa nel weekend, oppure viene qualcuno, magari voglio una cosa più sfiziosa, però non proprio esagerare. E questo è buono perché è bio, poi sono di farro e sono molto molto buone anche il sapore. Io ci metto ad esempio anche il pollo a pezzetti, faccio tipo kebab, oppure ci metto la fesa di tacchino, oppure la bresaola con un contorno. Avete mangiato qualcosa di sfizioso? Ragazzi, allora io mi sono messa qui sul divano mentre Pupi, vedete, lì che riposa, e voglio parlare un po' con voi. Approfitto mentre bevo la mia tisana, che tra l'altro, ragazze, è la nuova Chocolate, voi non immaginate da quanto tempo che voglio farvi scoprire questo nuovo tè, che vi giuro è pazzesco. Per chi ama la cioccolata come me, già solo l'odore vi farà impazzire perché è buonissimo, mio Dio, penso che sia il tè più bello, più buono che abbia mai provato, perché profuma tantissimo il cioccolato, anche il sapore è veramente veramente buono, sembra di bere una bevanda al cioccolato. E poi considerate che ha tantissime proprietà anche snellenti, appunto perché è della categoria Slim di Fitvia, e tutti i tè che appartengono a questa categoria contengono ingredienti appunto... ragazzi, poi alla fine come colazione ho optato per la barretta, questa qua al cioccolato di Fitvia, perché vi giuro che io questa combo non la cambio per nulla. Proprio questa barretta al cioccolato di Fitvia più il nuovo tè al cioccolato, di cui finalmente posso parlarvene, perché io è tipo un mese che lo sto bevendo ma ancora non era uscito sul sito, quindi non ve lo potevo dire. Adesso, proprio oggi o ieri, l'hanno lanciato, quindi approfittate perché secondo me andrà a ruba proprio tipo in pochissimo tempo, perché è veramente buono. E appartenendo alla categoria Slim dei tè di Fitvia, contiene la Garcinia Cambogia, quindi è proprio snellente. Io volevo approfittare di questo video anche proprio per consigliarvi questi prodotti, perché in tante 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 mi chiedete sempre consigli su come dimagrire, quali sono i prodotti giusti. Io ve lo dico sempre, ragazze, e tramite questo video ve lo farò vedere, l'alimentazione sana è importante, ma anche importante proprio perché se mangiate sano vi sentite più in forma, digerite meglio, non vi sentite appesantite. Però è importante anche associare questi prodotti, perché davvero sono prodotti, questi di Fitvia, che funzionano, perché davvero sono dimagranti, perché si tè della linea Slim, la Garcinia Cambogia, che è un ingrediente proprio snellente, e quindi sono proprio studiati appunto per accelerare il metabolismo e aiutare a perdere peso. Quindi io mi trovo benissimo, ad esempio questo qua, il chocolate, lo sto bevendo ogni mattina, però vi consiglio di associare sempre anche un tè della linea detox, che è più drenante, quindi vi aiuta ad eliminare liquidi. E ad esempio mi piace tantissimo associare il pomeriggio, infatti nel pomeriggio lo farò, lo strawberry, quello alla fragola. In questo modo ho bevuto due tè, uno della linea Slim e uno della linea Detox, e quindi ho sia la funzione snellente che drenante. Troppo troppo buona. Volevo parlarvi anche di questa cosa della casa. Madonna, vi giuro, è troppo buono. A parte la combo della barretta, ma proprio questo tè al cioccolato, ragazze, provatelo.
Tra l'altro, ho un bellissimo codice per voi che vi dà il 25% di sconto, cioè una cosa mai successa su Fitvia, però solo per le prime 25 persone. Il codice è Carlita Flash, ve lo scrivo. Se andate adesso, affrettatevi, perché proprio da quando metto il video ovviamente ci sarà il boom di ordini, quindi affrettatevi. Le prime 25 persone con questo codice avranno il 25% di sconto su tutto il sito. Io ovviamente vi consiglio sicuramente di prendere questo, che è buonissimo, e anche le anticellulite caps, che io personalmente le uso sempre, ne prendo una dopo ogni pasto, sono buonissime per eliminare la ritenzione e la cellulite, e anche le slim caps. Le slim caps sono quelle che aiutano a dimagrire e accelerare il metabolismo, le prendo una prima di ogni pasto, quindi questi prodotti mi trovo da Dio, ragazze, veramente la pancia è più sgonfia, vi giuro, pochissima cellulite, se non voglio dire proprio zero, però veramente pochissima cellulite, anche concedendomi a volte cibi non proprio sani, però 90% è sano, ecco, quindi questo vi voglio dire, non è che faccio la fame, vi ho fatto vedere anche le cose, mangio anche carboidrati, mangio pasta, mangio riso, però evito ad esempio i dolci, le fritture, li tendo quelli là ad evitare. E vi dicevo, con questo codice Carlita Flash i primi 25 avranno il 25% di sconto, però tutti gli altri avranno il 20% di sconto, che è comunque uno sconto grandissimo che sul sito Fitvia non si vede praticamente mai, perché è veramente uno sconto molto alto il 20%, quindi approfittate e fate l'ordine e fate un bel rifornimento di questi prodotti che sono veramente ottimi e funzionano. Poi, mentre mi finisco di mangiare la barretta, vi voglio aggiornare un po' delle novità. Allora, novità per quanto riguarda la casa, io vi giuro che da un po' di tempo che avrei dovuto parlarvene, però io sono molto scaramantica, non so se succede anche a voi, ma io alcune cose, anche tipo ai miei genitori, io non le dico, o agli amici stretti, perché ho paura che, non so come spiegarvi, se quella cosa poi non succede, non voglio che loro poi restino male, non so come spiegarvi questa cosa, perché ovviamente è una bella cosa, no? Questa cosa della casa, perché comunque vi giuro, abbiamo visto una casa che, vi giuro, è stupenda, sembra di stare a Boston, sembra di stare a, come si chiama là? A Brooklyn, quelle case che vi ricordate nel vlog, è stupenda questa casa, però io finché non sono certa al 100%, ma proprio al 100%, tipo chiavi e vado, io non lo dico né a voi né a nessuno, perché a parte sono scaramantica, ma poi non voglio che, cioè, rimango male se ad esempio i miei genitori poi rimangono male, o magari voi, perché giustamente mi fa piacere questa cosa, e poi dopo se malauguratamente, perché capita, no, che qualcosa non può andare bene, ovviamente ci rimanete male, e io rimango male per voi, o comunque per i miei genitori, la mia famiglia, i miei amici stretti, quindi però vi dico soltanto, raga, vi giuro, pregate per me, vado, vi giuro, se mi viene da piangere, mi commuovo se penso a sta cosa, perché davvero è una cosa stupenda che non vedo, cioè vorrei tanto che succedesse, quindi speriamo, però manca pochissimo, veramente non lo voglio dire, vi prego, non me lo fate dire perché sono scaramantica, però ci siamo quasi. Non vedo l'ora, raga, non vedo l'ora di farvela vedere, non vedo l'ora di farvi i video, le cose da live. Ovviamente ci sarà da ristrutturare, quindi sarebbe proprio fighissimo far vedere tipo il prima e dopo, sarebbe proprio figo. Nel frattempo io ho sto problema della frangetta, che è veramente una cosa che mi affligge, non so, penso che... Tra l'altro, non so se vedete che la frangia è tipo come se fosse un po' sporca, perché la frangia subito si sporca, i capelli non sono sporchi, ma la frangia subito, cioè, sembra un ticcia, non so, comunque vabbè. Vorrei fare tipo, non so, i torciglioni, le treccine, fatemi sapere secondo voi cosa potete fare, che poi tra l'altro mi piace come mi sta, cioè quando vedo le foto anche tipo su Instagram, mi raccomando, seguitemi su Instagram, ho pubblicato delle foto con lo chignon
E la Francia mi piacciono un sacco, cioè anche adesso vedendo mi piace come sto, però non mi so spiegare, mi dà proprio fastidio, cioè non la sopporto proprio, vabbè, ma io sono l'eterna insoddisfatta, lo sapete che mi piace sempre cambiare, quindi rinnovarmi. Ah, nel frattempo vi giuro, mi ero svegliata con una fame bestiale e proprio un vuoto, avete presente quando puoi svegliarvi proprio con una voragine nello stomaco? E mi sono mangiata questa semplice barretta che poi tra l'altro è leggerissima. Adesso mi bevo tutta questa tazza di tè e mi sazia un sacco. La cosa bella è anche questa e anche le Slim Cups. Queste qua quando le prenderete e poi mi farete sapere, quando la prendete prima del pasto, dopo vi saziate prima, quindi io mi trovo benissimo, soprattutto ad esempio la sera che non voglio mangiare molto, mi voglio appesantire, oppure tipo stamattina. Quando le prendi ti sazi prima, cioè non solo ti accelerano il metabolismo ma ti aiutano anche a saziarti prima, quindi eviti di scofanarti il mondo. Comunque io mi trovo benissimo con questi prodotti, e è venuta anche Pupi perché ovviamente Pupi sente odore di cioccolato, non so i vostri cani ma il mio cane impazzisce, però ovviamente non lo può mangiare. Amore, guarda, è qui il cioccolato, titi, guardate, lei impazzisce, no amore, ma non lo puoi bere, a parte che è caldo. Però vi giuro che lei adora il cioccolato e queste cose profumano tantissimo il cioccolato, però è cioccolato naturale perché ci sono proprio pezzettini anche nel tè. Comunque ragazze, ve li consiglio. Adesso mi devo cambiare look perché devo registrare un video che andrà online in questi giorni e poi devo scendere con Dario a proposito a vedere delle cose della casa e poi farò vedere il mio pranzo fit, insomma vi porterò con me un pochino in queste giornate. Nel frattempo vi mando un bacio, mi raccomando lasciate sempre un bel like sotto al video se vi piacciono i miei vlog, così capisco che vi piacciono, insomma ve ne faccio altri, e se avete anche richieste di video potete scriverlo nei commenti. Ragazzi, oggi questo è il mio look molto sportivo con questa felpa dell'Adidas, è molto molto carina, le mie collane, le nuove medagline ad oro che le abbiamo rifornite, erano andate a ruba, le abbiamo rifornite, oggi ho messo solo queste due, di solito metto anche la più lunga, e i nuovi orecchini. Il rossetto invece, aspettate che ce l'ho in borsa, che mi porto sempre appresso il rossetto, si chiama, è bello, un bel nude, e dei nuovi di Nabla, si chiama Lovers Slip, molto molto carino. E li trovate tutti ovviamente su Carlita Shop. Adesso vado perché Dario mi sta aspettando. Grazie. Allora, per questo pranzetto fit abbiamo preparato la pasta al pomodoro con un po' di origano e un po' di aglio, provatela, e poi un bel cucchiaone di olio a crudo, viene buonissima. E qua ho fatto dei filetti di merluzzo, scusate che c'è il vapore, a me piace un sacco il pesce fatto così, faccio sia il merluzzo sia la spigola, comunque il pesce fresco, e praticamente lo metto nella padella un po' unta e sopra ci metto pezzettini di limone, cioè scaglie di scorza di limone, però ovviamente deve essere bio perché sennò vi mangiate la roba chimica, e prezzemolo, e lo faccio cuocere non tantissimo, deve essere comunque, sennò diventa stoppuso. E poi qua cosa abbiamo, il mio amore cosa ha fatto? Amore, vuoi dirlo tu cosa hai fatto? Hai tagliato le fragoline tutti a pezzettini. Poi cosa ci hai messo? Ho messo lo zucchero, la truvia. Lo zucchero, vabbè. Dobbiamo fare fit. La truvia e il limone. E adesso lo mettiamo in frigo, vedete che sprigiona tutto il sughetto, vengono buonissime. E poi sopra invece della panna metteremo un po' di yogurt, nello specifico questo qua, ve lo faccio vedere. Aspettate che ve lo faccio vedere, questo qua ci voglio mettere, eccolo, che è praticamente lo yogurt di soia al limone, che quindi dà quel sapore un po' aspridulo ed è comunque abbastanza dolce questo qua, quindi metteremo questo. E poi abbiamo dei contornini di verdure, carciofi e melanzane, qua c'è l'aceto balsamico che mio amore adora, e poi qua c'è il succo di limone che metteremo sopra, e qua c'è un po' di antipasto con un po' di ricotta e olive, e qua ci sono i miei amori. Amore, ma cosa fai? Scatti la foto alle fragole che hai fatto tu? Va bene, è perso ragazzi, è perso. E quindi
siamo pronti per mangiare. Qua ci vuole un po' di parmigiano. Buon appetito! Fit, sano e buono. Mentre io e Pupi siamo in mood relax, vi voglio mostrare le nuove collane. Guardate, lei utilizza la mia gamba come cuscino, cioè incredibile. Come che le nuove collane me l'avete chiesto in tantissime, faccio vedere anche perché sul sito ci sono le foto, però giustamente mi avete chiesto di vederle anche in video. E allora ci sono sia in argento, ho fatto fare queste qua monete che si portano un sacco e tra l'altro il prezzo è molto onesto, infatti in tante me l'avete detto che i prezzi sono molto bassi rispetto a altre che avete visto da altre parti, pur mantenendo la qualità dei materiali, perché comunque sono argento 925 bagnate in oro 24 carati. Queste qua invece queste rodiate, quindi trattate per non scolorissima, infatti sono di un argento molto chiaro e brillante, portano da entrambi i lati un'incisione diversa, quindi in modo che le possiate indossare sia da un lato che dall'altro, c'è la moneta, c'è il fante, ritraggono delle monete antiche romane vere e appunto cambiano, sono tre modelli diversi, le trovate sia in argento che in oro. E appunto ogni collana ha la caratteristica di avere la lunghezza, vedete, quindi potete agganciarle più corte, più lunghe in base alle vostre esigenze, in base all'outfit, e sopra c'è ovviamente l'incisione carlita. E allora questa qua è la più lunga, quando io la indosso a tre che voi vedete, io indosso il choker più corto, però voi potete anche metterlo più lungo, cioè dipende un po' dai vostri gusti. E questo qua che riprende la catena della collana e bracciale Summer Vibes, eccolo qua, vedete, cioè praticamente c'ha la stessa catena Summer Vibes, infatti mi piace tantissimo indossarla anche assieme alla collana e al bracciale Summer Vibes. Tra l'altro questo l'abbiamo rifornito perché era andato a rub, adesso di nuovo c'è disponibile, e le collane sono tutte scontate adesso, queste qua nuove, al 15%, quindi approfittate assieme ovviamente agli orecchini. Comunque venite su caritashop.com e vedete tutti i modelli, queste con le palline, queste più lunga e più spessa, questa appunto è con la catena, quella super brillante Summer Vibes, e ci sono ovviamente anche in argento che sono anche molto molto belle, veramente veramente bellissime, e magari le potete abbinare agli orecchini, appunto quelli cerchi nuovi, quelli spessi in argento, sono veramente bellissime. Ragazze, questi invece sono i cerchi che adesso Pupi vorrebbe mangiare, che sono tra l'altro leggerissimi, perché in tante me l'avete chiesto, sono leggeri e sono molto molto carini, molto molto fashion, si portano tantissimo, li potete abbinare appunto alle collane come io faccio spesso. Quindi ragazze, spero che questi nuovi gioielli vi piacciono, vi ricordo che sono scontati, quindi approfittate adesso che sono scontati in offerta lancio e poi li troverete invece a prezzo pieno. Vi aspetto su caritashop.com. Ragazze, una tecnica per togliere i peli di Pupi da addosso, cioè praticamente metti tutto lo scotch, sì. Lo giri dall'altro lato. Tecnica di Dario. Girati, apri dietro. Ragazzi, questo è il mio outfit. Allora, praticamente questo pantalone con tipo il laccio. Questo è un body che ho comprato da Stradivarius ieri. Molto molto carino. I miei gioielli. Questo cappottino tipo Teddy. Le scarpe, ho messo questi tronchetti. Sono abbastanza eleganti perché appunto abbiamo questo appuntamento per la casa. E la mia Gucci. Mi piace. Sono elegante però molto raffinata. Ragazzi, siamo in un palazzo tipo antico con un ascensore che fa tipo paura. Amore, tutto ok? No, sì. Vabbè, oh mio Dio. Siamo in otre. Amore, fa paura. Madre, che paura. Oh, siamo alla casa dei vostri. Ho paura, vi giuro. Si aprirà? Tornando dal nostro appuntamento, ovviamente per scaramanzia non vi diremo nulla, però ragazzi, pregate per noi, perché se questa cosa andrà in porto, vero amore, sarà veramente
stupendo, la nostra vita cambierà da così a così. Sì, una sorpresa per tutti voi. E tra l'altro adesso stasera mangeremo la pizza con i nostri amici, però non penso che vloggerò, penso che chiuderò qua il vlog, perché comunque sapete che non voglio sempre disturbare, ormai mi sfottono tutti perché sono sempre a registrare, quindi... Però ovviamente per mantenere il tutto ovviamente sano, prenderò una pizza. Io di solito faccio così, prendo una pizza metà margherita e metà marinara, che comunque è leggera, perché alla fine c'è la mozzarella, l'olio, ok. E ovviamente per stare completamente light non prendere il dolce, ma magari potete prendere una coppetta di fragole, vi do questo suggerimento, magari con un pochino di panna, che oppure di gelato alla vaniglia, comunque più leggero, no, rispetto ai dolci più calorici, ed evitare la Coca-Cola, perché anche se è zero comunque contiene comunque zuccheri, quindi l'ideale sarebbe la Coca-Cola piccolina, quella sì, l'ideale sarebbe o prendere quella proprio piccola, che è tipo un bicchiere, o comunque prendere l'acqua, però vabbè, comunque sempre una serata sgarro, ci sta, per noi ci sta tutto, doccia, Coca-Cola e tutte cose, però voglio dire, se ci tenete comunque a far rientrare il pasto nella vostra alimentazione, c'è il modo per poterlo fare. E se sicuramente, se avete mangiato bene tutta la settimana, anche una pizza, state sicurissime, non succede perfettamente nulla, cioè il vostro fisico non si muove, e sicuramente ne beneficerà anche il vostro umore, perché vi siete goduti una serata con gli amici. Sapete che per me il fitness è a 360 gradi, non solo il fisico, ma proprio il benessere interiore ed esteriore, quindi sicuramente è importante fare bene e tenere anche la nostra psiche e al nostro umore, vero amore? Yes. Chiudilo tu questo vlog. Ragazzi, mangiate la pizza e vedete la Coca-Cola. Oh no amore, cioè va bene, tutto il vlog buttato nel cesso, questa frase che hai detto tu. No vabbè, la pizza, ok, ci sta. Non e è, poi dopo... Ok. Un'ora di corsa da tappeto. Questo Dario lo fa, che va a correre, sì. Quindi domani sicuramente una bella corsetta. Noi mandiamo un grosso bacio, bacio. E ci vediamo al prossimo vlog. Mettete like al video, vero amore? Un bel sì, pollicione. Voy buscando una lady como tú, la quiero así, quiero que te enamores.